Siamo tornati in studio e abbiamo il piacere di ospitare il dottor Serafino Corti, psicologo responsabile del dipartimento disabili della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, che è questa grande realtà assistenziale che si trova appunto in provincia di Cremona. E poi accanto a me, come sempre, c'è la dottoressa Beatrice Marinelli. Dottor Serafino Corti, eh, parlando di autismo, visto che è un tema eh, che lei segue mh, come professionista eh, da vicino. Ecco, mh, diagnosi, trattamento dei minori, mh, innanzitutto da cosa deriva? Che cos'è l'autismo? Tanto per capire un po' il problema. L'autismo è un disturbo eh, specifico, qualitativo della comunicazione sociale, dell'interazione sociale a cui è associato un, un repertorio ristretto, limitato di interessi ed attività. Più precisamente si parla di disturbi dello spettro dell'autismo, nel senso che eh, le caratteristiche comportamentali e relazionali dell'autismo sono talmente ampie, talmente varie, che è, è difficile immaginare che in un solo comportamento, in pochi comportamenti, si possano scrivere tutte le caratteristiche delle persone con autismo. Le persone con autismo possono quindi avere funzionamenti ampiamente differenti sia nella comunicazione sociale che nell'interazione sociale e ampiamente differenti anche nel repertorio degli interessi e dell'attività. Come altro, altrettanto differenti possono essere le abilità cognitive di queste persone, spesso le persone con autismo hanno anche disabilità intellettiva associata e quindi possiamo avere persone che hanno una significativa disabilità intellettiva come persone con, con autismo che non hanno assolutamente problematiche cognitive, hanno un'intelligenza assolutamente nella media e in taluni casi anche sopra la media. Ecco dottore, volevo chiedere, ma eh, l'autismo viene diagnosticato già dai primi mesi di vita oppure eh, può subentrare anche una scoperta diciamo di questa eh, patologia in seguito magari con la crescita? Allora della, oggi noi bambino. la domanda è davvero molto importante perché in questi anni la comunità scientifica nazionale e internazionale ha specificato che è importante fare una diagnosi precoce, fare una diagnosi prima dei tre anni. La grande difficoltà che si ha è che in questo momento la diagnosi di autismo viene fatta principalmente in termini comportamentali, nel senso che è possibile fare diagnosi di tipo genetica o per meglio dire epigenetica solamente in una parte ancora molto piccola della nostra popolazione. E fare diagnosi in termini comportamentali vuol dire guardare il comportamento del bambino e comprendere quali sono le distanze tra il comportamento di un bambino tipico e invece il comportamento di un bambino con autismo. Una volta, ave, una, volta avere, una volta che si è avuto la certezza ragionevole che la persona ha una diagnosi di autismo è molto molto importante iniziare con un trattamento, un trattamento che ha tre grandi caratteristiche deve essere eh, intensivo, deve essere precoce, deve essere efficace. Spesso noi parliamo di trattamenti, si, si, si sente spesso parlare di autismo, di trattamenti per l'autismo per fortuna dall'ottobre del 2011 è uscita la linea guida nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, che chiarisce in maniera molto precisa quali sono i trattamenti efficaci e quali sono invece i trattamenti non efficaci. Eh, applicare trattamenti efficaci significa garantire eh, in termini potenziali una qualità della vita davvero significativa per questi minori e per le loro famiglie, garantire che queste persone possano avere l'opportunità di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, le proprie abilità e far sì che queste persone possano anche vivere in un contesto sociale che garantisce a loro di avere un ruolo, una partecipazione sociale attiva. Significa però essere anche altrettanto consapevoli che le risorse eh, sanitarie, le risorse economiche a disposizione devono proprio focalizzarsi su quei trattamenti considerati efficaci. Le linee guida ci dicono che ehm, all'interno dei trattamenti efficaci sappiamo che ci sono i trattamenti di tipo comportamentale che fanno riferimento all'approccio cognitivo comportamentale, all'ABA, cioè alla all'Applied Behavioral Analysis e al programmatice che se appunto applicati in età precoce, già dai tre anni, possono garantire una, un ottimo eh, sviluppo di abilità di queste persone con autismo che rimangono con l'autismo, l'autismo è, è un disturbo che permane nelle persone ma eh, la parte, I sintomi e soprattutto le potenzialità di queste persone possono crescere in maniera molto molto significativa. C'era una domanda che voleva fare la dottoressa sì. Marinelli: Quindi, dottore, Prego. è molto importante l'approccio con un professionista, con uno psicologo che segua questi bimbi già dall'età eh, quasi infantile. E che tipo di eh, atteggiamento voi avete nel senso che la, la diagnosi, fatta una volta la diagnosi, poi la cura, vera e propria, la terapia, in che cosa co consiste? Farmacologica piuttosto che? La, la terapia è essenzialmente di tipo mh, psicoeducativa. e La diagnosi viene fatta all'interno di, di un'equipe tra neuropsichiatri e, e psicologi, o educatori formati in maniera specifica rispetto al tema dell'autismo. E poi si inizia un trattamento che vi dicevo deve essere efficace, cioè legato alle tipologie. Eh, ehm, ehm, il trattamento che prima specificavo deve essere intensivo cioè deve iniziare già nei primi anni di vita già dai tre anni di vita e ehm, deve essere ehm, 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 pre precoce dai tre anni dicevo, deve essere intensivo nel senso che deve garantire un numero di, di ore di sostegno nei confronti del minore molto elevato si è stata fatta una scelta da un gruppo di ricercatori italiani molto significative che ha portato a mh, cercare di legare un, un intervento di tipo intensivo a un contesto italiano eh, facendo in modo che il trattamento non sia solo indirizzato nei confronti del minore con autismo ma sia anche indirizzato ai contesti di vita delle persone eh, che vivono con, con il minore con autismo. Ecco, Molto... E questo è infatti, un aspetto che volevo chiederle perché... Eh, eh, tante volte il problema non è il minore e eh, il, il malato, tra virgolette, ma è la famiglia, cioè le persone che eh, gli stanno intorno. La difficoltà sta nel sapere come gestire anche i rapporti certo. con, eh, con il bambino in questo caso, no? Eh. Infatti i, i trattamenti che adesso vengono proposti soprattutto in Italia prevedono dei trattamenti specifici nei confronti del bimbo per potenziare le sue abilità e poi vengono proposti dei sostegni molto significativi in tre grandi aree. La prima di queste è proprio l'area della famiglia, eh, i sostegni dati alla famiglia sono sostegni di tipo psicologico come a, per accompagnare la famiglia in questo percorso, in queste transizioni del bambino, ma in, eh, prevedono anche eh, interventi e sostegni mh, eh, indirizzati a fornire al genitore tutte quelle informazioni che possono far sì che il genitore stesso sia attore protagonista di un intervento abilitativo nei confronti del proprio figlio. Significa fare dei percorsi di sostegno, vi dicevo, quindi alla famiglia, ai nonni, ai fratelli eh, dei bimbi con autismo e dei minori con autismo. Significa lavorare molto con il contesto scolastico, eh, i trattamenti. Intensivi richiedono anche che il contesto scolastico, gli insegnanti di sostegno, l'insegnante curricolare, gli assistenti ad personam che sono nella scuola, siano formati per sapere cosa possono fare in quello specifico contesto, in modo che l'intervento abilitativo non sia confinato ai 45 minuti o all'ora e mezza di trattamento eh, a settimana o al giorno, ma in qualche modo possa eh, vedersi ripetuto nei diversi contesti di vita. Vi dicevo quindi, la scuola, la famiglia e tutto il resto del mondo, cioè tutti quegli altri contesti, quale può essere la piscina, l'oratorio, l'attività eh, ludiche in generale. Esattamente. È importante che anche questi, queste altre persone, questi altri, altri professionisti dello sport piuttosto che dell'educazione, sappiano interagire e sappiano come muoversi in questo senso. C'era un'altra domanda. Abbiamo poco tempo a disposizione, quindi saremo molto veloci. Certo, quali sono i comportamenti allarme a cui bisogna porre attenzione nella famiglia, piuttosto che quindi la famiglia nei confronti dei il bimbo, piuttosto altri operatori della scuola, quali sono gli atteggiamenti del bimbo che possono portare a, a, a capire che c'è qualcosa che non va effettivamente. Certo. Le do un minuto, eh, proprio In un minuto eh. sarà complicato, ma ci proviamo eh, per rispondere semplicemente a questa domanda è sufficiente riprendere proprio le caratteristiche diagnostiche dell'autismo, sicuramente una, un deficit quali qualitativo specifico della comunicazione e dell'interazione sociale sono bambini che faticano in termini naturali a esprimerti le proprie emozioni, i propri pensieri, i propri sentimenti e quindi em, sembrano em, poco empatici e, e questo richiede quindi una grande attenzione dei genitori per comprendere che cosa sta, sta a, a, accadendo. Un altro indicatore significativo è sicuramente il repertorio delle attività, degli interessi, sono magari bimbi che sono particolarmente interessati a... Um, a degli oggetti o a delle situazioni e sembrano interessati in maniera pervasiva a queste condizioni ed è difficile spostare la loro attenzione su altro. Questi sono dei segnali, quindi sono solo segnali, che potrebbero portare un maestro della scuola dell'infanzia o della scuola materna ehm, oppure un genitore a richiedere una valutazione da uno specialista. Bene, allora abbiamo parlato di un argomento molto interessante, sempre in compagnia di professionisti, in questo caso il dottor Serafino Corti dell'Istituto Ospedaliero di Sospiro, grazie per essere stato grazie qua con voi. noi, la dottoressa Beatrice Marinelli di Torquati Assicurazioni, quindi bonus malus, eh, l'esperto risponde, torna tra eh, una settimana. Grazie a tutti quanti voi e eh, arrivederci tra sette giorni.